importante sottolineare che in tutta la scorsa legislatura le discriminazioni contro le donne, soprattutto in materia previdenziali, sono state una continuazione nelle varie norme e quindi vorrei che in questa legislatura si stesse più attenti. Basterebbe una circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione che chiarisca che esiste anche l'articolo 30 del decreto legislativo 198 del 2006 e quindi che una donna che solo perché aveva 61 anni al 31/12/2011 e 20 anni di contributi può avere il diritto ad andare in pensione ma non può essere collocata coattamente in pensione, che equivale quindi per lei a un licenziamento con una pensione veramente troppo bassa per vivere. Onorevole Gnicchi, non ho capito però se l'emendamento viene ritirato a questo punto. Ok, l'ho detto perfetto, tre volte. La ringrazio. Onorevole Rizzetto, su che cosa? Grazie Presidente, grazie anche alla collega Gnicchi che è sempre molto puntuale nel ricordare questa vicenda. Quindi Presidente, la mia richiesta è di fare mio l'emendamento e di votarlo. Grazie. Onorevole Rizzetto, allora l'emendamento può essere fatto proprio da un gruppo parlamentare o da un numero di deputati pari alla consistenza di un gruppo parlamentare. Quindi servono almeno 20 deputati, voi essendo una componente inferiore, a meno che non ci sia un gruppo parlamentare. Onorevole Pini, prego. Facciamo nostro. Perfetto. Voi avete le condizioni per poterlo fare e quindi a questo punto lo pongo in votazione ed è l'emendamento 13.37. Colleghi, che succede? Rizzetto. Onorevole Rizzetto, mi chiede di intervenire. Non è che mi fate no e lui mi fa sì. Lo saprà se vuole intervenire. Prego, onorevole Rizzetto. Era quindi per sottoscrivere, grazie Presidente. Perfetto.